Buonasera, allora apriamo questo pomeriggio di cui sono molto molto contento. È cominciato tutto direi 2 anni fa quando Vanessa Nicholson ci ha chiamato a Firenze, la madre di Vanessa, Luisa Vertova, che oggi celebriamo. Era ancora viva, ma non stava più in casa, era una signora che ormai aveva quasi 100 anni, aveva compiuto 100 anni, e Vanessa si era trovata una grande casa piena della documentazione, delle carte, delle fotografie e di tante altre cose di una vita che era stata, come vedremo oggi, una vita di studio soprattutto, una vita di studio, di storia dell'arte, prima accanto a Berenson, poi come studiosa indipendente e poi lavorando per la Christie's. Vanessa a quel punto ha, diciamo, diviso l'archivio e ha destinato ai Tatti, alla Fondazione Berenson, una grande parte di questo archivio, proprio perché Luisa Vertova aveva lavorato ai Tatti con Bernard Berenson. Un'altra parte dell'archivio è stata destinata invece a noi, sono mi pare 30-40 scatole, io adesso dovrei essere quello che lo sa e non lo sa, però so che noi le abbiamo riordinate, qui da noi le ha studiate e riordinate Elisa Montecchi e quindi sono già accessibili, carte dove noi troviamo cose importanti relativamente a questi anni in cui una fra le prime figure femminili lavora con un ruolo importante per Christie's in Italia e poi dove emerge una rete di rapporti con il meglio della storia dell'arte e non solo di quegli anni. Oltre anche a un piccolo fondo di fotografie, mi pare che siano circa 700 fotografie di pittura, soprattutto un po' di scultura del XIX secolo, perché anche su questo Luisa Vertova, diciamo, aveva un po' aperto, ne parlavamo proprio prima, insieme a Carlo Del Bravo, negli anni 60-70 del Novecento nessuno era interessato all'arte italiana dell'Ottocento e per primi, come dire, hanno raccolto queste cose e hanno studiato queste cose. Le foto sono appunto arrivate da noi e come dire, ci hanno consentito anche di riesaminare storicamente questa figura che fino a poco tempo fa era in mezzo a noi. E ci siamo come resi conto che è una personalità non troppo diversa alla fine da quella di Zeri, in un aspetto. In fondo è stata una, come dicono gli anglosassoni, independent scholar quasi tutta la vita, cioè non ha mai lavorato con Berenson, insomma non ha mai lavorato per un'università, non ha mai lavorato per un museo, ha lavorato per certi anni con Christie's. Però, diciamo, nella sua vita ha sempre studiato. Se andate su Cubicat vedete, credo, più di quasi 200 no, interventi, soprattutto sulla pittura del Rinascimento, ma con tantissimi altri interessi. E poi, diciamo, come Zeri, era anche lei una grande conoscitrice. E qui solo un caso che ci è venuto, come dire, è venuto alla luce qui e che coinvolge lo stesso Zeri, che nel 69 pubblica su un numero di Antichità Viva che era dedicato proprio a Berenson, Zeri pubblica un articolo su Arcangelo di Cola da Camerino. E Arcangelo di Cola lavora fra le Marche e Firenze, lui ricostruisce i rapporti fra Firenze e le Marche a queste date e riunisce un gruppo di 3 tavole, una a Rotterdam, una agli Uffizi e una terza tavola, vedete, che è questa, che era passata da Christie's. E Zeri nell'articolo, e che Zeri riteneva della stessa mano di quella di Firenze, e Zeri si congratula con David Carrit, che era il funzionario di Christie's, e dice perché è riuscito a mettere insieme questo gruppo che, diciamo, non sembravano per nulla simili. Bene, sul numero successivo di Antichità Viva c'è una lettera di David Carrit che dice purtroppo la scoperta non è mia, ma la scoperta è di Luisa Vertova. Diciamo, questa è una delle tanti esempi anche di come, in un modo, capite, anche silenzioso, all'interno di una casa d'asta è riuscito, diciamo, a fare grandi scoperte. Oggi di Luisa Vertova ci parlerà in primo luogo Vanessa Nicholson, che ci leggerà un brano molto bello autobiografico di Luisa Vertova, e poi noi abbiamo chiesto a Karl Strelke
di essere qui con noi. Scusate, io non vi ho detto, Vanessa Nicholson non è solo la figlia di Luisa Vertova e di Ben Nicholson, ma è anche una storica dell'arte che ha scritto anche un libro su uno scultore e soprattutto da alcuni anni Vanessa Nicholson scrive dei libri molto belli, in parte dedicati alla sua famiglia, come Have You Been Good, che ha pubblicato nel 15, The Truth Game nel 17 e più recentemente un libro, mi pare, Gli Angeli del Fango, The Angels of Mud, anche questo. È un romanzo. Questo è un romanzo, ho visto, questo io non ho ancora letto. Però c'è sempre Firenze. Sì, c'è sempre Firenze. E c'è una tua foto proprio in Via dei Servi, quindi diciamo, in qualche modo questo viene fuori. E quindi diciamo, particolarmente, quindi anche con un rapporto stretto con quella che è stata la professione dei suoi genitori, appunto, la madre e il padre, Ben Nicholson, che sapete è stato l'editor del Burlington Magazine per molti anni. Carl Strelke, invece, è uno studioso americano, ma che credo ha passato più parte della sua vita in Italia, forse ormai. Non so. E è stato per molto tempo il curatore della pittura italiana a Filadelfia, ancora curatore emerito del Museo di Filadelfia. Gli si devono studi molto importanti sulla pittura del Rinascimento, sulla quale anche ha curato mostre, come cito solo una delle più recenti, quella su Beato Angelico, che si è vista pochi anni or sono al Prado, ma è anche stato colui che con Machtel Israel ha curato il catalogo della collezione Berenson. E da alcuni anni gli interessi di ricerca di Carl non sono solo sulla pittura del Rinascimento, ma anche diciamo sulla fortuna novecentesca degli studi di questa pittura. E quindi Carl ci parlerà appunto degli anni di Luisa Vertova e Berenson. E poi chiuderà questo pomeriggio Marcello Calogero, che è assegnista di ricerca qui in Fondazione. Marcello Calogero è uno studioso di scultura del Rinascimento, ha curato la mostra con Alessandra Giannotti di Alfonso Lombardi, che c'è stata qui in Pinacoteca nel 2020, ma il suo assegno di ricerca qui è stato proprio dedicato a, diciamo, studi su, in parte su Federico Zeri, ma anche appunto su Luisa Vertova attraverso le carte che ci sono qui. E quindi avremo queste tre facce, diciamo, dell'attività di Luisa Vertova. Però non vorrei sottrarre altro tempo a loro e quindi do prima la parola a Vanessa, che ringrazio ancora della donazione e per essere qui. Grazie a voi. Mi sentite? Va bene? Sì. Beh, come ha detto il dottor Bacchi, ho messo insieme queste parole che, scritte da Luisa stessa, erano preparate per un incontro di storici d'arte tenuto nella sala della sezione didattica presso la Galleria degli Uffizi. Era gennaio 2011 e aveva appena compiuto 90 anni. E ho anche incluso qualche cosa che scrisse per la serie Quaderni di bibliografia, pubblicata nel 1990. Io, Luisa Vertova, sono nata nel centro di Firenze e sono battezzata, come allora si usava, nel battistero. La mia data di nascita alle ore 3 pomeridiane del 30 dicembre 1920 fu anagraficamente rispettata perché ero una femminuccia. Fossi stata un maschietto, i miei genitori avrebbero registrato all'anagrafe un Luigi Vertova, nato il 1 gennaio 1921. Ciò mi fu rivelato molti anni dopo con la relativa spiegazione. A quei tempi il lungo servizio militare obbligatorio imponeva fatiche fisiche e turbamenti caratteriali poco sostenibili sotto i 18 anni, ma la chiamata alle armi su base anagrafica considerava l'età secondo gli anni del calendario, non quelli coscritti, senza badare ai mesi. Perciò le nascite dei maschietti dicembrini mi ha poi indotta ad accogliere con prudenza le date incise o dipinte nelle opere d'arte. Mio padre discendeva da un'antica famiglia bergamasca. I Vertova erano una famiglia lombarda con vincoli toscani. Una Luisa si era distinta per il suo patriottismo durante l'insurrezione milanese del 1848. Carlo Felice di Savoia aveva ingaggiato
una famiglia di Carrara per la trasformazione in sacrario dinastico della chiesa di Haltecombe. Uno di loro, Benedetto Cacciatore, un antenato nostro, era succeduto a Pompeo Marchesi nella cattedra di Brera. Aveva sposato la figlia di Camillo Pacetti ed era stato collaboratore del Pacetti per il milanese Arco della Pace, con due fiumi colossali e un alto rilievo. La mia nonna paterna era sorella di Ludovico Cavalleri, 1861-1942, che fu ottimo passeggista. Quando la mia famiglia si trasferì a Fiesole, Ludovico Cavalleri vi fu ospitato per qualche mese. Ricordo la gioia di vederlo usare tavolozza e pennelli, vasche per gli acquaforti, spolveri, eccetera. Cominciai a riempire di schizzi quei diari dove cessai presto di scrivere i miei pensierini. Negli anni 30 era normale a Firenze che le quindicenni abbandonassero gli studi per dedicarsi alla ricerca di un marito. Purtroppo io dichiarai a mio padre che intendevo diventare una pittrice. Oibò, mio padre, benché insegnante di filosofia, fu inflessibile. Dichiarò che uno non si può essere un artista valido senza una buona conoscenza del nudo. Due, era inammissibile che una ragazza di buona famiglia studi il disegno alle lezioni di nudo. 3. Era tuttavia accettabile che essa ottenesse una laurea in storia dell'arte all'università. Purtroppo, dopo 3 malinconici anni di liceo, dove l'ora settimanale di storia dell'arte consisteva nello scrivere sotto dettatura frasi fasulle di critica estetica e ripeterle durante le interrogazioni senza alcuna variante personale, i 4 anni dell'università in Piazza San Marco, 1939, 40, 41, 42, furono anni di fame, di angoscia, di squallore. Gli uffizi vuoti, le porte del battistero coperte da sacchi di sabbia, i pasti universitari per studenti fuori sede ridotti al polmone di gatto in salsa nera, gli insegnanti con pochissime eccezioni assenti. Alle lezioni del celebre Pasquali, oltre a me, c'erano 3 monache e un seminarista. Decisi di laurearmi su Eschillo e le origini della tragedia greca. Vinsi subito 2 borse di studio per l'estero, un estero limitato a una Germania agonizzante a causa di Hitler e della guerra. Non era ideale, ma avevo uno smanioso bisogno di fuggire da casa. Alla vigilia della mia partenza, mio padre capitolò. Fallito ogni suo tentativo di dissuasione, mi portò per la prima e l'ultima volta a una riunione dei suoi amici, ove conobbi Benedetto Croce e altri intellettuali fiorentini. Quel giorno fu la svolta decisiva della mia vita. Fra quei pochi intellettuali c'era uno studioso dei Manzoni, il marchese Piero Fossi, che era appena stato in Germania. Non solo mi convinse a rinunciare alla borsa di studio in Germania, ma poco dopo mi invitò a visitare con sua moglie, Nannina Ruccellai, il celebre storico d'arte Bernardo Berenson, americano, prigioniero di guerra nella sua villa fra Fiesole e Settignano. Questo Berenson non aveva idea chi fossi, nessuno all'università ne aveva parlato. Immaginai che sarebbe stata una visita noiosa, ma per curiosità accettai. Il cancello della villa Itatti era sorvegliato da militari. Esaminarono il lasciapassare e poi ci accompagnarono a un salottino del primo piano. Nannina fu condotta a una camera da letto per visitare la moglie di Berenson, Mary, che era inferma.
io fui presentata a un signore magrissimo con un pizzette bianco che subito mi chiese se avevo un'antenata bergamasca, fondatrice di un istituto femminile ad Albino, dipinta da Moroni, perché ne aveva visto un ritratto nel Metropolitan Museum di New York. Mio padre me ne aveva parlato, ma senza dirmi né sapere dove il ritratto fosse finito. Era una delle sue storielle di antenati bergamaschi. Perciò credo che devo proprio a quel cognome Vertova l'attenzione che mi rivolse il vecchio Berenson, il quale a Bergamo era sempre stato affezionatissimo. Passò il 1943, passò il 1944, con Firenze semidistrutta, l'inflazione e tanta fame. Ho ancora un vivido ricordo di quella fame che trasformava in tesori le scatolette di carne con verdura distribuita ai militari alleati e da loro ad alcuni fortunati italiani. Inaspettatamente, durante i bollori estivi del 1945, mi giunse l'invito di raggiungere il vecchio Berenson presso Valombrosa. Aveva saputo che ero viva, sebbene sofferente, e 15 giorni al fresco mi avrebbero fatto bene. Purtroppo, appena arrivata a casa Aldono, mi ammalai. Ricordo vagamente una montanara che mi curava le tonsille ingrossate usando uno stecco e un pattuffolo impregnato di tintura di iodio. Dopo la mia guarigione, Berenson volle che rimanessi a casa Aldono per il resto dell'estate e, non appena avessi trovato una casa per la mia famiglia, volle che lavorassi per lui a Villa I Tatti. Così divenni sua assistente, ricercatrice, traduttrice per il resto della sua vita e, per contratto editoriale, curatrice dei suoi celebri elenchi di pittura del Rinascimento italiano. Per lui ho fatto ricerche di archeologia per i saggi sull'Arco di Costantino e ricerche sul Seicento per il saggio sul Caravaggio. Da lui ho acquistato il gusto di applicare un metodo flessibile e coerente a qualsiasi indagine e l'ho applicato con successo dopo la sua morte in campi estranei ai suoi interessi, come la pittura veneta a cavallo fra il 5 e il 600 o la pittura italiana del secondo 800. Del resto, il miglior modo di onorare un maestro non è quello di ripetere il verbo, è quello di rinnovare l'impegno di ricerca. Berenson stesso, nel lunghissimo arco della sua vita, ha più volte corretto se stesso, dando così prova di integrità scientifica e non, come si è voluto far credere, a scopo scandalistico, di avidità commerciale. È il mercante e talora purtroppo il cattedratico a non mutare mai un'attribuzione, non lo studioso che deve riaggiustare il tiro col progresso degli studi. Grazie a Berenson conobbi lo storico d'arte Ben Nicholson, suo ex allievo, che divenne mio marito. Dopo lo strano incontro con Berenson nell'aspro inverno del 1943, ho affrontato e poi continuato lo strano lavoro dello storico e critico d'arte visiva, un lavoro che non mi ha mai fatto rimpiangere la mancata attività di pittrice. Mentre lavoravo ai Tatti come ricercatrice fototecaria, il fondatore del Fiden Press si presentò a Berenson con la proposta di una nuova edizione dei suoi Italian Pictures of the Renaissance. Doveva essere un'edizione illustrata perché doveva includere la riproduzione di tanti quadri senza casa. Berenson dichiarò che avrebbe accolto la proposta della Fiden Press a patto che fossi io a curare l'aggiornamento dei suoi indici anche dopo la morte. Come Berenson aveva previsto, quell'aggiornamento mi impegnò per anni. Dopo il controllo delle opere distrutte e ristudiate in Italia e prima di affrontare le raccolte degli Stati Uniti, dovetti controllare lo sfacello delle collezioni in Gran Bretagna, dove le tassazioni del governo Labour, succeduto a Winston Churchill,
e fermamente deciso a ripagare il debito contratto con gli Stati Uniti dai britannici durante la guerra, avevano imposto alla tradizionale nobiltà terriera imposte suicidali. A quell'epoca le vendite all'asta di Old Master Paintings erano privilegio della Christie's. La Sotheby's emerse più con le aste dell'arte del XX secolo. Come Berenson aveva previsto, l'aggiornamento dei suoi elenchi mi impegnò a lungo e mi permise di osservare l'evolversi mercantile di una ditta che risaliva al Settecento. Dal 1966 al 1984 sono stata consulente per l'arte italiana della Christie's. I cataloghi della casa d'asta registravano con scrupolo i passaggi di proprietà anche fra membri della stessa famiglia, ma spesso con titoli nobiliari diversi. Invece davano poca importanza alle attribuzioni. Tutti sapevano che, per esempio, Tiepolo equivaleva a stile veneto settecentesco, G.B. Tiepolo significava opera di un seguace o della bottega. Soltanto Giambattista Tiepolo affermava la paternità del pittore. Oggi le università di Europa e America sformano migliaia di storici d'arte e i cataloghi delle mostre sono gravosi come enciclopedie. Anni fa la Christie's mi inondava dei suoi cataloghi per ogni genere d'asta. Io mi sono salvata affidando a Palazzo Strozzi cataloghi di arti minori che servivano al Bargello e al Museo Pecci di Prato i cataloghi di arte contemporanea. Adesso ricevo cataloghi che illustrano merce distribuita fra 9 secoli e ne ricavo la sensazione che i proprietari di Old Master Paintings siano scarsissimi e non disposti a vendere. Volevo dire qui adesso, sono contenta che molti di questi cataloghi sono finiti qui alla Fondazione. Altri sono all'Itatti, altri sono a Torino, mi pare, ma sono... ha trovato le case per questi cataloghi, si preoccupava tanto di cosa sarebbe successo a questi cataloghi. Poi volevo aggiungere un pezzettino scritto da Luisa era qui, 20 modi di essere, era sull'incontro di Luisa con Federico Zeri, visto che siamo qui alla Fondazione, e era scritto nel 2002 a cura di Mina Gregori. I miei ricordi di Federico Zeri risalgono al primo dopoguerra e al salvataggio della fototeca Berenson. Uno dei miei compiti come assistente nel 1945 fu il riordinamento della fototeca per renderla utilizzabile e non era un compito facile perché molte delle fotografie erano prive di didascalia. Le annotazioni a tergo erano spesso assai criptiche e io non volevo bersagliare di domande continue un anziano signore il quale rifiutava l'appellativo di maestro e mi pareva si divertisse a vedere se e come me la sbrogliavo da sola. Nel 1946 era capitato ai Tatti in bicicletta con una lettera di presentazione dal professor Toesca, un suo neolaureato, preparatissimo e lucidissimo. Quel giovane romano, alto, bruno, intellettualmente pugnale, ebbe subito da Berenson il permesso di consultare la sua privata biblioteca. Era Federico Zeri e tornò più volte. Si gettava famelico sulle cartelle delle fotografie e mi risparmiò molte fatiche da Cenerentola
per quanto riguardava i dipinti del Cinquecento e quelle delle raccolte romane che lui avrebbe in seguito catalogato. Nel 1965 è stato pubblicato il mio libro sui cenacoli fiorentini e ho continuato a pubblicare quello sui disegni fiorentini del Quattrocento, le monografie su Bernardino e Giulio Licinio e anche quello su Carlos Ceresa, del quale ho curato una mostra a Bergamo, più un centinaio di articoli in riviste specializzate, atti di convegni, miscellanee in onore di studiosi internazionali. In quanto esecutrice testamentaria dei diritti letterari di Benedict Nicholson, ho curato la pubblicazione degli scritti rimasti inediti alla sua morte improvvisa nel 1978 e ho sentito l'obbligo morale di affrontare la fatica di una nuova edizione dei suoi elenchi caravaggeschi, come a suo tempo avevo sentito quello di completare la riedizione degli elenchi rinascimentali di Berenson, presi a modello da Nicholson. La mia è stata una lunga carriera. Purtroppo sono nata nel 1920. Ho poco fiato e soltanto una gran voglia di pace. Grazie a Luisa. Ecco, Bernard Berenson, intorno al periodo del suo primo incontro con Luisa Vertova nel 1943 e lei a giudicare del vestito qualche anno dopo. Iniziamo con qualche frase di una lettera di Luisa a Bernard, o a BB, come la sua cerchia lo affettuosamente chiamava. Scrive dalla casa di famiglia di suo marito, Sissinghurst Castle, nel Kent, Inghilterra, il 21 aprile 1957, la domenica di Pasqua. Racconta prima come la sua famosa suocera, Vita Sackville-West, viene esausta a tavola, avendo passato una giornata di fatiche nel giardino. Poi Luisa dice due parole su se stessa. Ebbene, anch'io amo il lavoro, eppure anch'io lamento quando mi sento schiacciato sotto di esso. Forse le donne non sanno fare le cose con maldorazione. Ricordo che mi mettevi in guardia quando ero irritati contro questa debolezza femminile. Credo che non sia tanto una debolezza, però. Con il suo matrimonio, Luisa aveva solo cambiato il giardino, da quello fatto da Cecil Pinsent e Geoffrey Scott per i Berenson alla Villa Itati, a quello creato da Sackville-West e suo marito, Harold Nicholson, a Sissinghurst. Luisa aveva sposato Ben Nicholson nel 1955. Lui era allora il caporedattore della Burlington Magazine, ma aveva passato un periodo ai Tati nei primi anni 30, grazie ad una lettera di presentazione che sua madre, Vita, aveva invitato a Berenson, di punto in bianco, avendo, come lei ammessi, incontrato lui solo in due occasioni. Una volta a Knoll nel 1910, la casa ancestrale del padre di lei, e una volta ai Tati con Irene Forbes Adam, con cui stava alla Villa Medici di Fiesole. All'epoca, verso il 1922, che Vita stava avendo una storia di amore con Geoffrey Scott, allora il marito di Lady Sybil Cutting, la proprietaria della villa e a sua volta un flirt di Berenson. Poco dopo, Vita lasciò Scott per una magnifica ossessione, Virginia Woolf. Pare una faccenda complicata, ma tali erano gli intrecci del mondo anglo-americano delle colline fiorentine del primo Novecento, che vent'anni dopo coinvolgerà anche la nostra Luisa. Come la Villa Medici con il suo giardino che guardava verso Firenze, Sissinghurst ed i Tati erano veri teatri di vedura che funzionavano come fondale della vita in entrambe le residenze.
Una visita ai tati invariabilmente concludeva con una passeggiata in giardino e sovente con una fotografia di gruppo davanti alle siepe. Negli anni 50 queste foto includono Luisa. Lei faceva parte sia del fitto ritmo della vita del posto, sia del rigoroso programma giornaliero di lavoro imposto da Berenson e sua compagna Nicky Mariano, sia dell'ugualmente rigorosa vita sociale, colazione e tè con gli ospiti e serate di letture ad alta voce o di musica su grammofono. Mary, la moglie di Berenson, morì nel marzo 1945, prima che si concludesse la guerra. E mi pare che Luisa, anche come ha detto Vanessa, nelle parole della sua mamma, non l'abbia mai conosciuta in persona. Nei miei molti decenni di vita a Firenze vedeva Luisa Felicità Vertova quasi sempre da lontano. La scorgeva soprattutto attraversando Piazza Santissima Annunziata, mentre io rientravo a casa dopo una giornata all'Istituto Germanico, Kunst, che è nell'ex residenza dei partigiani Fratelli Rosselli, nella circostante Via Giusti, mentre lei si invivava a casa nella sua parallela strada di Via Laura. Luisa era una visione geometrica, asciuttissima, con una copertura tutta fatta di angoli retti e vestiti tagliati a posto. Raccolta in qualche pensiero privato, aveva un sorriso fisso sulla faccia che suggeriva riflessioni felici. Tuttavia, trasmetteva il messaggio: non mi disturbate. Non l'ho mai salutato, sapevo solo chi fosse. La pandemia è arrivata. Non frequentava più né la biblioteca né la piazza. Quando la vita si riprendeva, questa rassicurante apparizione che marcava il passaggio del tempo si è sparita. Luisa se n'è andata il 28 giugno del 2021. L'incontrai in persona solo una volta ad un follettissimo aperitivo. Lei era con Mary Gibbons Landor, esperta di Christine de Pizan e le arti visive, e la vedova di un discendente del poeta ottocentesco inglese Walter Savage Landor, l'autore delle Imaginary Conversations, scritte alla Villa Castiglione di Imbrunetta nel 1824. Stasera sarà un po' una conversazione immaginaria con Luisa sulla sua vita con Berenson, passato però sulle lettere personali e sull'altro materiale che mi ha prestato sua figlia Vanessa. A quel ricevimento avevo annunciato alle due signore la mia curatela del catalogo dei dipinti della collezione Berenson. Qualcosa di questa notizia irritò Luisa. Forse non era in giacca e cravatta, o forse era in cravatta, non lo so, non mi ricordo. Forse lei apparvì, ahimè, troppo giovane, some young man out of the blue, anche se aveva sui 60 anni, se non già ben compiuti. Forse perché sono maschio. Forse lei nominai Willie Mostyn Owen, l'altro segretario di Berenson ai suoi tempi, ma mi pare a lei non molto gradito. Io lo conoscevo abbastanza bene tramite la sua terza moglie, Jane Martineau, storica dell'arte e redattrice alla Burlington Magazine, e stavo allora stilando un'amicizia con la prima moglie, l'energetica giornalista Gaia Severdio. Non ho una foto della seconda moglie. Forse disse il nome di quel posto magico, i Tati. Lei, Luisa, fece una tirata e si rivolse nell'altra direzione con il bicchiere in mano. La piccolissima Mary Gibbons Landor, una tipa mitissima che aveva registrato l'Oral Histories di Luisa per il sito web di Harvard, alzò lo sguardo verso di me e mi chiese: "What was that all about?" Potei solo rispondere: "I don't know." Durante il lavoro sul catalogo, il mio amico, quel catalogo di abilitati, il mio amico Francis Russell, del 1972, mitico impiegato di Christie's Londra, come anche Willie e Luisa,
che visitava Luisa quando era a Firenze, mi chiedeva perché non vai a visitarla, ma dopo quel cocktail avevo troppo paura, ne mi pento ora, soprattutto avendo conosciuto la sua figlia bene. Francis Russell mi ha portato una volta a Sissinghurst e tramite lui, il direttore del British Institute di Firenze, e sua moglie, ho potuto conoscere Vanessa, con cui negli ultimi tempi ho stretto un'amicizia. Il mio intervento è dovuto al mucchio di lettere che il Vanessa mi ha prestato e che andranno all'archivio di Tatti. Sono soprattutto di Luisa Berenson Mariano e la sorella di lei, Alda Anrep, la bibliotecaria dei Tatti. Alda scrive in una maniera illeggibile. Eccola provando già nel 1948 convincere Luisa a sposare Ben Nicholson. Ma di terribile calligrafia non ce n'è una peggiore di quella di Berenson. Eccolo sui pericoli che Luisa poteva incontrare a Londra. Meno male la scrittura di Luisa sia dal libro stampato. Questa documentazione narra non solo una giovane che fa i primi passi come storica dell'arte nel mondo Berenson, ma anche quello che si può definire il sistema tattiano, non solo per come si svolgevano gli studi storico-artistici nella collina di Vincigliata, quella dei Tatti, ma anche l'andata della giornata, come quei libri tipo Un giorno a Versailles nella corte di Louis XIV. Infatti la levée di Berenson non era molto diversa di quella del Re Sole e si può definire i Tatti una corte quanto Versailles o la cura papale. Le lettere sono stracolme di gossip, soprattutto sulle avventure amorose di Luisa. A un certo punto, esattamente a Parigi nel 1948, lei entrò in un amor fou, o come disse Nicky, che non aveva peli sulla lingua, Luisa cede aggiungendo, ma era difficile in quelle circostanze non averlo. Eppure, in quel medesimo anno si parlava di un possibile matrimonio con Ben Nicholson, il favorito di Alda. Questa prospettiva matrimoniale sarà oggetto di molte discussioni e di numerosi dibattiti, pro e contro. Una roba da orgoglio e pregiudizio, di Jane Austen. Tale era il mondo dei Tatti. Nel suo diario, Berenson commentava frequentemente e con evidente gelosia sulle avventure di suo altro segretario, Willie Mostyn Owen, di cui a un certo punto fu convinto che se ne è andato eletto con la diva hollywoodiana Mel Oberon, che aveva fatto una visita alla villa, e un'altra volta con la giovane Mary McCarthy, l'autrice di Stones of Florence. Quell'altra volta sembra sia vero. Amore, tradimenti, visitatori famosi e meno famosi, giri di storici dell'arte in biblioteca accuditi di Alda. Chi a colazione, chi a tè, chi ad una passeggiata nel parco, chi in estate a casa del dono a Vallombrosa. Quasi come le Marly o i preferiti alla corte del Re Sole. Ma, e questo è ma in lettere maiuscoli, soprattutto lavoro, ammirevolmente molto lavoro. Ecco, come Luisa ricorda il tipico giorno in una di Tatti in una lettera biografo di Derek Hill, l'artista inglese irlandese, anglo-irlandese, che negli anni 50 ha abitato nel villino, una casa nella proprietà. Ecco, la levée e le prime ore, prime visite di lavoro e di gossip. Ecco, dopo, Berenson nello studio, dove prende una tazza di brodo alle 11 e c'è dopo la colazione, la siesta e dopo la passeggiata nel parco.
il tè, il momento clou della giornata, e la sera e la notte. Berenson ha una vita quasi troppo documentata, sia in fotografia sia in lettere. Come racconterà Vanessa nella voce, come ha già raccontato Vanessa nella voce di sua madre, Berenson e Louise si conobbero per la prima volta nel 1943 alla Villa Itati, credo poco prima dell'armistizio dell'8 settembre. Fu accompagnata da Piero Fossi e sua moglie Nanina Ruccellai. Fossi fu un saggista di stampo cattolico che si occupò di vari argomenti: la conversione di Manzoni, la figura di Lucia nei Promessi Sposi, gli italiani dell'Ottocento. Dopo la guerra scriverà su Giorgione e Charles de Gaulle e militerà nel Partito Repubblicano. Sarà lui l'amor fu di Luisa. Sua moglie, Nanina, fu di madre di una nota famiglia bostoniana, i Bronsons, un po' quel stesso medesimo mondo di Isabella Stewart Gardner, che era la prima sostenitrice del giovane Berenson. I Bronsons sono trasferiti a Venezia e ad Asolo, dove ospitavano spesso il poeta Robert Browning, che allora abitava con suo ricchissimo figlio, il proprietario di Caurazzonico, un'associazione che fascinò Mary Berenson. A Venezia, a Casa Elvisi, i Bronsons accoglievano personaggi come la Gardner, il pittore Whistler, il Sargent e lo scrittore Henry James. Quest'ultimo usò la signora Bronson come modello per Mrs. Prest nel carteggio Aspern, The Aspern Papers. Il fratello di Henry, il filosofo William James, fu professore di filosofia di Berenson a Harvard e nel primo Novecento era un visitatore abbastanza frequente ai Tati. Diciamo che i Fossi furono parte di quel mondo fiorentino per bene ed intellettuale per la maggior parte antifascista, anche se non apertamente militante, che frequentava Berenson dagli anni 30 in poi con i critici letterari, il piemontese Guglielmo Alberti e il cortonese Umberto Mora, il pittore laziale Giovanni Colacicchi, che era sempre un grandissimo amico di Luisa, e la nobile fiorentina pellegrina Rosselli del Turco, un'amica di lunga data che diventò partigiana e fu fucilata come suo marito dai nazi fascisti. Queste persone sostituiscono gli amici di Berenson di vecchissima data, come Carlo Placci e Giuseppe della Garadesca, aderenti al fascismo che Berenson detestava fin dall'inizio. Forse la simpatia per Luisa stessa potrebbe essere spiegata nel fermo antifascismo di sua famiglia. Suo padre, Giacomo, lasciò il lavoro statale perché rifiutò di prendere la tessera e dopo la liberazione fa parte del primo governo municipale di Firenze Liberata. L'11 settembre 1943 il Wehrmacht occupò Firenze, i nazifascisti rastrellarono il popolo ebraico. Berenson era certamente in grande pericolo. Giovanni Preziosi, futuro direttore dell'Ispettorato Generale per la Razza del governo di Salò, aveva già prima dell'armistizio pubblicato nel suo giornale La vita italiana di Mondadori che Berenson doveva essere mandato al lavoro sforzato in uno dei campi esistenti nel territorio fiorentino, a Bagno a Ripoli e o a Rovezzano, per ebrei stranieri e prigionieri politici. A Firenze circa 311 ebrei furono deportati, incluse noti personaggi come gli antiquari Volterra, che Berenson conosceva bene. Pochissimi tornarono. Il mese dopo, Filippo Serlupi Crescenzi, che aveva un'immunità
diplomatica dava ospitalità a Berens, cioè Berens andava alla loro casa a novembre del 1943. Ser Lupi aveva però in via amichevole compilato l'inventario di velleitati che le leggi di guerra richiedevano in quanto i Berens erano cittadini di popoli nemici. Berens, statunitense e mare britannica, seppure di origine americana. Lei, in condizione di salute precaria, rimane a Settignano, mentre Nicky Mariano affiancò Berens dai Ser Lupi insieme con i più importanti libri della biblioteca e i dipinti della collezione. Passano più di un anno alle Fontanelle sulla collina di Correggi con i Ser Lupi, la madre francese di lei, sorella dell'amico di Proust, che era il modello di Robert de Saint-Loup della ricerche, e i duchi d'Ancona del ramo Genova-Savoia e la loro neonata. Dopo la liberazione, Piero e Nannina Fossi visitarono Casa del Dono per salutare Berens la prima volta dopo la cessione delle ostilità, e lui chiese loro: «Dov'è quella ragazza che avete portato a visitarmi 2 anni prima?» È raro che Berens dimenticasse una giovane visitatrice. La prossima volta a Casa del Dono i Fossi portano Luisa con loro. Qualcosa è andato male qua. Vabbè, vedremo. Durante gli ultimi anni della guerra lei aveva sofferto di malnutrimento e non stava bene. C'era paura della tubercolosi, però non fu inattiva. Anzi, Luisa aveva discusso la nascita della tragedia in Eschilo a Firenze con Giorgio Pasquale, e aveva preso dagli impegni dell'editore Valentino Bompiani di Milano, collaborando al grande dizionario letterario Bompiani, un progetto mastodontico che coinvolse quasi tutto il mondo letterario italiano già durante la guerra. Il primo volume fu già pronto per la stampa nel 1948, ma gli uffici milanesi furono incendiati dai bombardamenti alleati. Come scrisse Bompiani nella prefazione, forse non è mera coincidenza che questa arca di Noè della cultura sia stata costruita e variata nei tempi di un nuovo diluvio. La casa editrice aveva anche una sede a Firenze sul Lungarno Guicciardini. Pasquale collaborò al dizionario e fu probabilmente lui a introdurre la Luisa al progetto. Il dizionario gode di un folto corredo iconografico preparato dal suo esatto coetaneo, il piemontese Federico Arborio Mella. Però Luisa non scriveva le voci storico-artistiche che furono affidate a Mary Pita Luga, Ferdinand Vickens e Gian Alberto Dell'Acqua. Luisa contribuì invece alla letteratura tedesca. La conoscenza di tedesco di Luisa era dovuta da una serie di Fräuleins in casa, probabilmente imposti di suo padre. Giacomo, professore di filosofia al liceo, fu un mitico insegnante. Il grande filosofo italiano Cesare Luperini, il solo italiano che abbia frequentato i corsi di Heidegger negli anni 30, disse che Giacomo Vertovo fu la ragione dietro la sua decisione di studiare filosofia. Ad un certo punto, scusate che ho saltato una cosa, volevo dire anche per il medesimo editore, cioè Bompiani, la Vertova aveva preparato la traduzione di racconti dello scrittore prussiano romantico Heinrich von Kleist, allora noto in Italia per il teatro delle marionette, tradotto da Leone Traverso per Garzanti. Ad un certo punto la famiglia Vertova trasferiscono dagli zii materni a Fiesole alla villa Iruspolo. Lo zio di origine campana fu professore di oculista.
oltre un proponente per gli occhi da sole per la salute. Lo zio nutrì interesse per il mondo antico e scrisse anche sui tracoma in Egitto faraonico. Forse lui o forse il padre o entrambi inviarono Luisa verso la traduzione. Fu un campo aperto a una ragazza dotta e colta senza molte altre possibilità. Si pensa a donne più o meno coetanee di lei come Maria Bianca Gallinaro, la moglie di Luparini, che tradusse dal russo e dall'inglese, o Pina Sergi Ragionieri, futura direttrice della Casa Buonarroti, i romanzi Ritratto di Signora e Copo d'Oro di Henry James. Quando Luisa visitò Berenson per la prima volta, gli portò il libro di Kleist. Lui le chiese di leggere la prefazione ad alta voce, anche se lei dice che Berenson addormentò durante la lettura. Aveva allora 80 anni. Credo che chiudesse gli occhi perché la lettura stava portandolo alla sua distanza di giovinezza. Non fu solo una tenerezza per una bella ragazza fisicamente debole, ma una visione di sé medesimo da giovane. Si ricorda che Berenson, neo laureato di Harvard College, sognava di diventare uno scrittore. Ai suoi sostentatori bostoniani, tipo la Gardner, cui corrispondeva durante il suo Wunderjahr europeo, che durerà il resto della vita, parlava inizialmente solo di libri e non di dipinti. Mandò vari racconti a sua sorella Senda sperando che lei li trovasse un editore. Riuscì a pubblicare solo un breve fiction per la Harvard Monthly, la rivista del collegio, The Death and Burial of Israel Koppel. Oltre quello c'è un pezzo critico sulla letteratura moderna ebraica per l'Andover Review, una rivista teologica protestante. Fece anche tentativi di traduzione, la prima essendo del romanzo erotico Don Juan di Colomea dell'austriaco Leopold Sacher Masoch. Berenson cresceva parlando a casa sia tedesco sia yiddish. L'ambiente familiare fu colto malgrado i problemi economici del padre che immigrò in America da Lituania dopo aver perso la sua segheria ad un incendio, al seguito del quale rifiutava di entrare in affari con i cugini ortodossi. Lui era un ebreo militarmente laico. C'era in casa un'adorazione per la cultura tedesca che Bernard non abbandonò mai, nutrì particolarmente un amore per Wagner. Ecco, in un colpo trova l'uscio di casa una ragazza che ama la grande cultura tedesca, quella che lui adorava da giovane, eppure dopo la guerra che c'era stata. Vi mostro un passo della prefazione di Luisa, potete leggerlo da voi. Io lo trovo brillantemente incomprensibile e convoluta. In tutto lo scritto, neppure un minimo dato anagrafico su Kleist o una descrizione di qualche suo racconto. Luisa lamentò che la redazione di un Pompiane sarà stato Celestino Capasso, l'aveva tagliato a metà. L'editore ebbe ragione in questo caso. Però, sentendo quelle frasi, Berenson avrà forse riconosciuto anche la sua giovane maniera di scrittura, quella della monografia su Lorenzo Lotto, pubblicato nel 1890, nel 95. Aveva chiesto alla sua amica Vernon Lee un parere sul testo. Lei rispose che deve essere completamente riscritto. Fece un diagramma per fargli capire come il lettore si perde in cerchie di frasi che non portavano avanti il discorso. Berenson provava a imitare la maniera del suo idolo, Walter Pater, che fu famoso per le sue frasi lunghe e vortici di parole, come la celebre evocazione della Gioconda come un vampiro. Berenson non riusciva a fare frasi così poetiche. Infatti, Yeats ha trasformato la prosa di Pater in una poesia. Berenson nutriva molte ambizioni per questo suo primo libro e lo diede sottotitolo Un Essay in Constructive Criticism,
in parte del titolo che è stato abbandonato nel 1955 sia nella ristampa in inglese sia nella traduzione fatta da Luisa in italiano. Lei stessa li consigliò molti tagli e cambiamenti per rendere il testo più comprensibile sia in inglese sia in italiano. Luisa aveva imparato non solo inglese, ma anche una maniera inglese da scrivere, un inglese tipico di italiani che hanno avuto governess inglese in casa, che direi nel suo caso venisse da Nicky, con quale cominciava a comunicare in inglese e non in italiano. È sempre stato il compito delle donne di Itati di aggiustare i testi di Berenson. Per quanto brillante nella conversazione, ebbe sempre problemi quando scriveva per la pubblicazione. Il successo dei suoi diari è dovuto al fatto che non erano scritti per essere stampati. La netta differenza fra il linguaggio della monografia di Lotto e il tomo sui pittori veneziani del Rinascimento, che era preparata dopo, anche se pubblicato per prima, è dovuto al fatto che quel testo fu scritto per la maggior parte da Mary, sua moglie, che non era ancora moglie però, non lo fermò per non perdere il diritto di visitare sue figlie che aveva abbandonato per stare con Bernard. Se Berenson vedesse in Luisa lui stesso giovane in vesti femminili, non potrei dire. Però qualcosa in Luisa gli fece tenerezza. O la sua salute debole o la sua condizione economica precaria. Certamente la sua ovvia devozione per il lavoro. Inizialmente fu impiegato come traduttrice. Le traduzioni delle opere di Berenson sono sempre state molto travolte. Ricordate il diverbio fra lui e Roberto Longhi a origine nella traduzione che Longhi tentò dei quattro volumi pubblicati fra 1894 e 1907 sulle maggiori scuole di pittura italiana, di cui quello sui veneziani fu il primo. Infine furono tradotti da Emilio Cecchi. Questo è il volume di Berenson, dedicato a sua moglie Mary, sui veneziani, e ecco la traduzione dei liste che ha fatto Emilio Cecchi, che vede qua in un ritratto da sua moglie. Nel primo dopoguerra Itati diventò un'officina di traduzione. Ci sono le nuove edizioni dei classici come Sassetta e Metodo e Attribuzione o di nuovi libri come Estetica, Etica e Storia nelle Arti della Rappresentazione Visiva, tradotto da Mario Prats. Ci sono i libri autobiografici, Abbozzo per un autoritratto, Viaggio in Sicilia, Valutazione e Pellegrinaggi d'arte, ed anche le terze pagine che Berenson stilò soprattutto per il Corriere della Sera. La prima traduzione fu di Ecce Riflessione per Mondadori nella serie Quaderni della Medusa. Era fatto dal critico letterario Guglielmo Alberti, che si è stabilito a Firenze subito dopo la guerra. Berenson aveva stretto un rapporto con il senese, volevo anche menzionare che la quantità dei scritti prodotti del novantenne Berenson è tale che Alda Anrep, la bibliotecaria, ha dovuto tradurre in italiano l'affascinante prefazione di Berenson al volume di Franco Russoli sul Museo Polli Pezzoli. Ma intanto qua vediamo Dario Neri che nel 1944 fondò la casa editrice Eletta e tutti i libri, altri libri di Berenson in lingua italiana saranno pubblicati da Eletta, mentre per quelli inglesi lavorò con Bella Horowitz, l'editore di Faiden. Alberti continuò ad aiutare Berenson, ma le traduzioni dei pezzi per i giornali e i libri nuovi furono affidate a Arturo Loria, uno specialista di letteratura americana che, come Berenson, ha dovuto nascondersi
dopo 8 settembre per le origini ebraiche di suo padre. Questo è il ritratto di Loria. Luisa è coinvolta subito nelle traduzioni di volumi pubblicati decenni prima. Lorenzo Lotto e i disegni fiorentini e le liste, ma anche un pezzo critico sull'artista Alberto Sani del 1950 e Vedere e Sapere dell'anno successivo e i tre saggi di critica poco letti oggi, Pier della Francesca dell'arte non eloquente, del Caravaggio, delle sue incongruenze e della sua fama e l'Arco di Costantino o della decadenza della forma. Per il libro su Caravaggio, Luisa, come ricordo, se stessa andò da Longhi per fare prestare materiale fotografico, dato che la fototeca di Berenson possedeva poco materiale dell'arte di quell'epoca. Allo stesso tempo che Luisa aggiornava e traduceva Lotto, Mostyn Owen lavorava sulla nuova edizione inglese e Hannah Kiel su quella tedesca. Alla fine ci sono tre edizioni diverse di un testo che è stato pubblicato per la prima volta nel 1895. Nella prefazione Berenson diede molto credito a Luisa, fate un bel passo di apprezzamento per il suo lavoro. Berenson ebbe quasi sempre un assistente maschio a cui dava maggior fiducia. C'erano negli anni 20 Kenneth Clark e Yashiro Yukio, negli anni 30 John Walker e Ben Nicholson e dopo la guerra Willie Mostyn Owen e negli ultimi mesi e dopo la morte di Berenson Michael Reinhardt, oltre ai numerosi studiosi che passavano tempo nella biblioteca, quasi sempre uomini, e che erano invitati a tè, come Arthur Kingsley Porter, John Paul Pennessy, John Fleming, Frederick Hart, Sidney Freeburg, Hugh Honor, Myron Laskin, Carter Brown. Questi erano uomini che faranno delle carriere nel mondo fuori i tatti. In questo Berenson fu molto maschilista. Quando nel 2006 Paolo Barocchi vinse il premio Mongen in memoria delle sorelle storiche dell'arte Agnes and Elizabeth Mongen, Barocchi, nata nel 1927, cioè 7 anni dopo Luisa Vertova, raccontò che lei, cioè Barocchi, studentessa di università, tramite la scrittrice Clotilde Marghiere, una grandissima amica di Berenson, fu invitata ai tatti. Berenson la portò per una conversazione nel giardino, dove Barocchi gli affermò il suo desiderio di studiare la storia dell'arte. Berenson subito rispose, ma onestamente, troverà molti pantaloni che le bloccheranno la strada. Le liste, queste liste qua, l'ho fatto vedere, le liste qua hanno origine nella prima edizione del 1894 delle Venetian Painters of the Renaissance. Già l'anno successivo ha avuto una seconda edizione in cui le liste erano allargate. Berenson fu molto preciso circa lo scopo e la metodologia di questi elenchi. Nonostante le numerose aggiunte, scrisse che tranne poche eccezioni, gli elenchi erano il risultato di una conoscenza diretta delle opere d'arte. Nella terza edizione del 99, ripete ancora questo avviso, ma si capisce che le edizioni sono così numerose che non poté fare la stessa garanzia e con molto lavoro e che molto lavoro fu il risultato dello studio di fotografia. Il sistema di lavoro si fissa nei viaggi per l'Italia nei primi anni 90 dell'Ottocento. Quando Berenson girava da solo teneva un quaderno per gli appunti, ma erano appunti brevi e probabilmente senza uno scopo specifico come le liste successive.
Una volta si è messo insieme con Mary Smith Costello, si creò un sistema che cambia poco negli anni. Mary prendeva appunti e faceva anche dei piccoli schizzi dei dipinti. Se riesce a ottenere una foto del dipinto, cancella il disegno. Le note di questi quaderni erano poi organizzate per luogo e trasferite in uno schedario sia per luogo sia per l'artista. Per la seconda edizione, Mary scrisse aggiornamenti sulle pagine della prima edizione. Era un procedimento molto efficiente, ma richiedeva molto mano d'opera e già nei primi anni del nuovo secolo Mary cercò aiuto. Una delle prime assistenti fu Lucy Olcott, la moglie separata di Frederick Mason Perkins. Dopo Mary impiegò Nicky Mariano, la quale in poco tempo diventò la compagna di Berenson, portando una benvenuta tranquillità nel rapporto matrimoniale tempestuoso della coppia Smith-Costello-Berenson. Con Nicky arriva sua sorella Alda Anrep come bibliotecaria. Verso gli ultimi anni venti si è deciso di pubblicare le liste come un tomo da sé. Il risultato consisteva in 723 pagine. Per questo progetto Berenson creò una squadra. Lui chiamò Margaret Rickert e Mrs. Rogers Sessions, membri, come dice lui, del My Home Staff, ma in realtà entrambe storiche dell'arte. Barbara Foster, la moglie del compositore americano Roger Sessions, diventerà dopo il suo divorzio la biblioteca dei Bliss a Washington D.C., quelle che creano il centro di Dumbarton Oaks, ora comitati un istituto di Harvard University. I Sessions erano ospitati per qualche anno a Villino sulla proprietà dei Tati. Invece, Rickert era già stato un impiegato della fototeca della Ryerson Library dell'Art Institute of Chicago. Dopo il suo periodo con Berenson, tornò al suo primo amore, l'arte medievale inglese, scrivendo il volume Pelican sul soggetto che ai miei tempi si usava ancora all'università. Invece, nei ringraziamenti, Berenson dà maggior risalto a Evelyn Sandberg Vavala, che aveva appena pubblicato il suo volume sulla croce dipinta italiana. Perciò ha creato una squadra molto, molto bella. Quasi contemporanea alle liste va avanti il lavoro per la seconda edizione delle Drawings of Florentine Painters. Per questo i Berenson si appoggiarono a Fern Russ Shapley, che diventerà la prima curatrice di dipinti alla National Gallery of Art di Washington, inaugurata del presidente Franklin D. Roosevelt nel 1937. I tre volumi sui disegni erano pubblicati dall'University of Chicago Press grazie all'intervento e del contributo finanziario di suo marito, il bizantinista John Shapley, che fu un professore lì. Nell'introduzione del primo volume uscito dalle liste, quelle sui veneziane, che vede luce nel 1957, Berenson esprime la sua gioia nello scoprire di persona le opere d'arte contenute nel libro. Ma non poté più fare il girolone di una volta. Mentre continuava a andare su e giù per l'Italia, visitando mostre e musei e siti archeologici, i giorni dei lunghissimi pellegrinaggi nell'estero erano nel passato. Usò Louise e Willy per i suoi occhi o meglio per le sue gambe. Mandò Louise in Gran Bretagna, dove a un certo punto incontrerà anche Willy, Ben Nicholson e David Carey. È il compito di Louise e Willy di collezionare foto e controllare l'attuale ubicazione dei dipinti alle liste e di scoprire nuove opere. Ecco la lettera di presentazione che fermò Berenson. Però lui non finanzia il viaggio. Louise aveva vinto una borsa di studio dal British Council. Stette a Londra da Molly Nicholson, non dei Nicholson's
senza lacca come quelle di Vanessa. Lei era la vedova di un diplomatico inglese e un amico di Berenson. Una lettera datata Edimburgo, 16 agosto 1952, parla della gentilezza di Molly che accompagnò nel viaggio scozzese e nelle sue telefonate con Carrot, che le darà un contatto per la collezione Cook. Carrot è pieno di energie, idee scoperte. Sembra che uno sia di un possibile dipinto di Simone Martini. Aveva mandato una foto ai Tati per parere di BB, però non sono ancora riuscito a identificare. Carrot anche chiese una copia delle due fotografie del dipinto della negazione di San Pietro, proprietà di Alfonso Orombelli, attribuito da lui a Lorenzo Lotto, per confrontare la riproduzione con il disegno preparatorio che lui aveva trovato. Berenson non voleva mai separarsi da una fotografia. Entrambi sono ancora ai Tati. Forse anche perché la sua attribuzione non era a Lotto, come sperava Kurt, ma a Vittorio Ballignano. Luisa visitò la collezione a Cornbury Park, nel Oxfordshire, che apparteneva alla famiglia Watney, e notò dei dipinti recentemente arrivati per l'eredità, come una scena di storia antica del 400 veronese, una cortigiana di Perez Bordon e una Madonnina che Luisa dice di Carlo Crivelli, ma che Berenson pensa sia un falso. La maggior parte della lettera è una descrizione di un ritratto di Laura Pisani, un dipinto che Berenson aveva dato a Dosso Dossi, ma lui comincia a pensare a una nuova attribuzione a Lorenzo Lotto. E lei espresse lo stesso parere. Apparirà come tale nella nuova edizione della monografia su pittore. Il cambio di attribuzione però non è stato accolto e ora si pensa piuttosto di un seguace di Losso. Va con Molly in Scozia, dove Derek Hill ebbe una mostra a Edimburgo che è stata inaugurata da Lord Crawford. Le donne visitarono Derek a Burley, dove sta con una Mrs. Crabby. Così sono le lettere di Luisa, fra descrizioni di persone e poste e opere d'arte, non a livello di un diario di James Lee Milne, ma piuttosto affascinanti. L'8 ottobre 1954 Luisa andò in America su un volo Pan Am da Londra con la solita fermata da allora a Shannon in Irlanda. Rimase fino al 24 febbraio 1955, attraverso il continente visitando musei e collezioni private. Alloggiò in case private, dormitori di università, alberghi e, quando potette, alla YWCA, l'associazione cristiana che affitta per camere per $3 la notte. Fece pure un piccolo break dai Reitzman a Palm Beach. Le lettere e i telegrammi con i Tati sono fitti. Berenson scriveva poco, ma quando Luisa arrivò a New York, Berenson le mandò un telegramma. You should visit... Oops, where's that telegram? Oh, sembra che non ce l'ho. Poi potete guardare Mrs. Reitzman. But in questo telegramma Berenson scrive: you should visit as many prominent dealers as possible. L'idea che potesse emergere cose nuove lo tira su. Anche se debole e malaticcio, sappiamo da Nicky che Berenson era sempre al lavoro. Aveva fatto una scenata su una fotografia persa che si scoprì se era tutto il tempo nella scatola di foto che tiene accanto al letto. Comandò Nicky di dire a Luisa di non sprecare tempo nella fototeca Frick. Se un dipinto deve rimanere homeless, cioè senza ubicazione, così sia. Nicky descrisse una vita un po' frenetica nella villa. C'era una voglia di finire il progetto. Infatti, i primi tomi sui veneziani non escono prima del 1957, con Luisa lavorando fino all'ultimo nella stamperia di Fiden a Londra, aspettando ancora gli ultimi ritocchi sulle liste.
In America, Louise non scappò dall'inexhaustible machine, ovvero macchina inesauribile, come Willy definì il lavoro delle liste. In una lettera di febbraio 1955, Nicky le disse che Berenson e Willy erano arrivati a Veronese, ma che le fotografie dovevano ancora essere organizzate e mentre Fiorella Gioffredi potrebbe iniziare tale progetto, sarebbe meglio aspettare il ritorno di Louisa. Non c'è da stupirsi che Louisa alle volte si dimenticò di informare Nicky dei suoi indirizzi postali in America. Nicky era particolarmente ansiosa per la visita di Louisa al centro di restauro della collezione Cressa Huckleberry Hill in Pennsylvania, perché aveva un profound distrust, una profonda diffidenza del restauratore Mario Modestini. Temeva che Modestini avesse approfittato dell'occasione per vantarsi di avere la piena approvazione di Berenson. Sono verso la fine, non prego. Una delle lettere più descrittive da Louisa a My Dearest BB è da New Haven, dove arrivo il giorno della partita di football americano Yale Cornell. Le diverte lo spettacolo intorno all'avvenimento. All'università le piaceva particolarmente incontrare Vincent Scully, il professore di architettura che in seguito divenne un mito a Yale. Si ritirò nel 2009, a 89 anni, e morì a 97. Louisa Passo, io ricordo le sue, non sono andato ieri, ma la gente andava solo a sentirli parlare anche da New York, prendevano il treno. Purtroppo non ho una buona fotografia dell'allestimento, scusate. Louisa passa il suo tempo negli uffici della galleria a controllare i fascicoli dei suoi dipinti che sono arrivati dopo l'acquisto dei dipinti Jarves. Menzionò solo en passant il nuovo edificio di Louis Kahn, dove? Ecco qua, del museo aperto l'anno precedente, che è ancora oggi considerato un capolavoro del modernismo americano. Purtroppo non ho una buona fotografia dell'allestimento dei dipinti italiani contro le nude pareti di cemento del nuovo edificio piana aperta, ma forse questa spinta verso il modernismo spoglio era la base del radicale restare dei dipinti che erano promossi a quel punto dal vice direttore Lamont Moore, che aveva studiato la conservazione dei beni culturali e era stato a capo del primo dipartimento di educazione della nuova National Gallery of Art. Collaborava con il restauratore Andrew Petrin. Credevano che le opere d'arte potevano essere riportate al loro stato originale e dovevano essere rimosse tutte le ingiurie del tempo e i ritocchi antichi. Come sappiamo molto, i risultati erano disastrosi. Credo che Louisa sia la prima persona a descrivere cosa stava succedendo. Leggo qualche frase del passo sullo schermo. Senza dubbio, ciò che rimane su quelle tavole è rigorosamente autentico, ma l'impressione che si ha è che ciò che il pulitore, non posso dire restauratore, ama davvero è il legno, non i colori. Forse l'idea è sottolineare il fatto che queste opere d'arte non appartengono al nostro secolo, sono e dovrebbero essere grandi invalidi da studiare e ammirare come le migliori conquiste di un'altra epoca, ma non da godere. Punto su un dipinto attribuito a Pier di Cosimo, che attualmente è uno degli esempi meno gravi. Nella documentazione fotografica non vedo il pentimento visibile della mano che accarezza il coniglio di cui commenta lei. Sarebbe un'altra conferenza parlare della campagna di restauro Yale che continuava fino agli anni 60 e dei rimedi che i curatori e restauratori stanno facendo ancora oggi. Le osservazioni di Louisa sono quelle più puntuali ed è un vero peccato che non avesse pubblicato qualcosa nel 1954, quando era all'inizio, forse avrebbe potuto avvertire il disastro. Tuttavia, Louisa piace New Haven
Nel febbraio 1955 ci torno per fare una conferenza su Berenson e i tatti. È l'inizio della grande industria di studi intorno a Berenson stesso. Berenson morì il 6 ottobre 1959. Abitando a Londra con Ben e la piccola Vanessa, Louise non era a Firenze, ma suo padre mise per lei il necrologio nel giornale. Grazie. Ok, allora a me tocca invece il periodo che va dagli anni 60 agli anni 80 più o meno, e che è quello in cui Luisa Vertova diventa, come dire, una delle prime donne specialist a lavorare per Christie's. Io anch'io riprendo un attimo dalla traduzione dell'otto, perché pensavo a quanto dovesse essere complicato tradurre in questi anni Bernard Berenson per gli italiani che in quel momento stavano leggendo Roberto Longhi. Cioè, immaginate la pressione che questo poteva comportare da un punto di vista del lavoro e della lingua. Ma un altro delle conseguenze diciamo degli anni tatti è che Luisa Vertova diventa un punto di contatto tra gli storici dell'arte inglesi e l'Italia. Faccio un esempio: nel 1951 Luisa Vertova riceve diversi commenti sulla mostra di Caravaggio curata da Roberto Longhi a Milano, e c'è una lettera di David Carrick, che più tardi sarebbe diventato suo collega da Christie's, nella quale, commentando la selezione dei quadri alla mostra di Caravaggio, David Carrick si chiede: ma perché nessun Bernardo Cavallino? Perché solo un Mattia Preti? E anche se sono bellissimi, perché tutti queste rodine? Perché cercare di dimostrare che Georges de Latour è stato in Italia? A quest'ultima domanda c'è una risposta molto sgradevole: nel profondo Longhi è ancora un nazionalista. E questo passo l'ho letto perché offre il destro per dire subito una cosa ovvia, ma che va tenuta presente, e cioè che la collocazione fedelmente berensoniana di Vertova non poteva che creare problemi con il fronte di Roberto Longhi. Faccio un passo in avanti veloce per dire invece che su un altro fronte Vertova dovette sentirsi più al riparo dal confronto con la lingua di Longhi, e cioè quello della scultura. Forse non tutti gli agguerriti conoscitori di scultura della Fondazione Zeri sanno che è di Luisa Vertova la traduzione italiana dei volumi di Pope Hennessy del 1963-1966, e i rapporti con Pope Hennessy in questo momento erano molto 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 stretti. Lo stesso stile, se uno comincia a leggere le cose, lo stesso stile abbastanza aulico che si trova nelle traduzioni da Bernard Berenson si ritrova anche nelle prime pubblicazioni autonome di Luisa Vertova. Le prime sono queste piccole monografie della collana Astra, che viene pubblicata dall'Electa. Sono questi piccoli, piccoli libri. Vertova ne scrive uno su Beato Angelico, su Andrea del Castagno, su Mantegna, ma vale la pena di ricordare in particolare quello su Veronese, che esce nel 1952, perché è quello un po' più impegnato degli altri, è più spesso, ha un catalogo più ampio e diventa anche per un certo numero di anni un'opera di riferimento su Veronese. Questi piccoli libri della collana Astra si collegano bene anche alle prime recensioni pubblicate sul Burlington Magazine. Luisa Vertova nell'arco della sua vita veramente pubblica tantissime recensioni a mostre, non solo su Burlington, anche sulle riviste italiane. Le prime sono queste due, una alla grande mostra di Michel Laclotte del 1956 all'Orangerie da Giotto Abellini, una mostra che aveva raccolto tanti pezzi dispersi della collezione campana, pittura italiana tra 300 e 400, e nessuna recensione come questa poteva
offrire l'occasione per sfoderare tutta la familiarità con la pittura italiana maturata ai tatti mentre lavorava alle liste di Berenson. Qui sulla sinistra invece vedete una recensione alla mostra Italian Art and Britain del 1960, che non è esattamente una recensione, è più un commento alle tre opere praticamente inedite che erano state presentate alla Royal Academy in quella occasione, e in chiusura vi leggerò un bellissimo passo da questa recensione. Siamo nel 1960 e all'indomani del divorzio con Benedict Nicholson, Nicky Mariano aiuta Luisa Vertova a trovare un lavoro. Qui in fondazione abbiamo una lettera della fine del 1961 di William Constable, che in quel momento era il curatore del Museum of Fine Arts di Boston, che risponde a Nicky Mariano. Nicky Mariano evidentemente aveva chiesto a William Constable se il futuro di Luisa Vertova non potesse forse essere nei musei americani, e vedete poi che Nicky Mariano aggiunge delle note manoscritte e poi gira la lettera direttamente a Luisa Vertova, ed è una lettera che veramente ha un valore aurorale per tutto quello che sarebbe successo dopo. Traduco dall'inglese. La seconda questione è quella di un lavoro. Dopo che io e te abbiamo parlato, ho cominciato subito a pensare a dei posti di lavoro in questo paese, cioè negli Stati Uniti. Ci sono stati e ci sono ancora un certo numero di posti vacanti nei musei, ma mi sembra che nessuno di questi sia adatto a Luisa, per niente, perché tutti hanno a che fare soprattutto con l'amministrazione e la raccolta fondi. Ora invece si è aperta una possibilità molto più promettente. Da Christie's vogliono rafforzare il loro business nel settore dei dipinti, e mi sembra che Luisa abbia le giuste qualifiche e anche a un alto livello. Che una donna possa fare questo lavoro con grande successo lo dimostra il caso di Carmen Gronau da Sotheby's. Qui il riferimento è a Carmen von Wogau, che nel 1951 aveva sostituito il marito, cioè Hans Dietrich Gronau, come specialist da Sotheby's, e proprio nel 1960, quindi un anno prima di questa lettera, era diventata la prima donna tra i direttori di Sotheby's. E Constable quindi scrive evidentemente a Peter Chance, che era il chairman di Christie's in quel momento, e per Vertova inizia una prima fase di collaborazione che oggi diremo esterna, che dura per alcuni anni. Sono gli anni in cui Luisa Vertova continua a lavorare per la Phaidon Press per aggiornare le liste di Berenson, così come Berenson aveva richiesto prima di morire, e viene aiutata nei controlli quando non va in America, per i controlli sui dipinti americani, da due suoi amici, Federico Zeri ed Elizabeth Gardner, che in quel momento era la curatrice del Metropolitan Museum di New York e che con Federico Zeri stava curando i cataloghi della pittura italiana. E la versione aggiornata della Florentine School di Berenson esce nel 63, le Central Italian and North Italian Schools escono nel 1968, e questo è un fronte. L'altro fronte è quello, diciamo, più fiorentino. Sono anni in cui trova espressione un fortissimo legame con la città di Firenze, non solo con il volume dedicato ai Cenacoli fiorentini del 1965, ma anche con un ruolo attivo svolto per sensibilizzare il pubblico internazionale rispetto al disastro dell'alluvione del 1966, una cosa che, diciamo, Luisa Vertova segue da vicino, di nuovo attraverso Elizabeth Gardner, che teneva le fila del CRIA, cioè il Comitato per il Restauro e il Salvataggio delle Opere d'Arte Alluvionate, un comitato che era nato in America subito dopo l'alluvione. E verso la fine degli anni 60 le cose con Christie's accelerano. È il momento in cui Christie's aveva stabilito il suo ufficio principale sul continente a Ginevra, stava quasi per chiudere l'ufficio di Roma perché le cose non andavano bene, e poi invece nel 1968 Sotheby's apre un ufficio a Firenze.
E allora a quel punto Peter Chance si convince a assumere stabilmente Luisa Vertova come rappresentante della Christie's a Firenze, anche se non viene aperto un ufficio vero e proprio perché l'indirizzo è quello di casa di Luisa Vertova. E l'assunzione viene anche su consiglio di Nalifen, che era capo dell'Overseas Office e che è un po' la maggiore alleata di Luisa in questa impresa. Mi spiace di non essere riuscito a trovare neanche una fotografia, ma tra loro scambiano delle lettere veramente molto molto belle. E il 1968 è veramente un anno, una data simbolica, perché è anche l'anno in cui muore Niki Mariano, e per Luisa Vertova dovette esserci proprio il senso di un'epoca che si chiudeva e di un'altra che si apriva. Sono gli anni in cui ha come primi colleghi in Italia Harry Bailey e William Austin Owen, con rapporti che non furono quasi mai facili, ne abbiamo già sentito parlare prima, e le prime lettere per Christie's parlano anche della volontà di gestire in prima persona il materiale pubblicitario e la comunicazione di Christie's in Italia. Sono gli anni in cui Vertova intensifica tantissimo la sua collaborazione con la rivista Antichità Viva, cioè la rivista di Antonio Milone, per recensioni di mostre, ma anche per delle pagine che si intitolano Lettere da Londra, Aste, Anticipazioni, e sono che servono sostanzialmente a tenere aggiornati i potenziali clienti italiani sull'andamento del mercato dell'arte internazionale. Vi faccio vedere l'articolo che Vertova scrive nel 70, quando il ritratto di Juan de Pareja di Velázquez viene venduto per 2 milioni e 300 mila sterline da Christie's, viene comprato dal Metropolitan Museum attraverso Wildenstein, e si trattava in quel momento della cifra più alta mai pagata per un Old Master fino a quel momento. E diversamente da queste rubriche, una cosa che ha già detto Andrea Bacchi all'inizio, l'expertise di Vertova in quanto studiosa resta un po' dietro le quinte per la forma necessariamente anonima che hanno i cataloghi di asta, dove le schede o si esauriscono nel nome del pittore o comunque non sono firmate. E quindi abbiamo già visto all'inizio appunto il caso di quel dipinto di primo 400 che le valse i complimenti di Zeri, quindi immaginate quanto dovesse essere stato gratificante per lei. Vi faccio vedere un altro caso identico, cioè Vertova recensisce la monografia su Giovanni Boccati di Pietro Zampetti sul Burlington, e alla fine della recensione tiene a precisare che la pertinenza di questo scomparto di Predella e al politico orvietano di Giovanni Boccati del 1473 non spetta al catalogo Finarte del 1971 e quindi a Carlo Volpe, ma spetta al catalogo di Christie's del 1969, di 3 anni prima, dove il dipinto era stato pubblicato per la prima volta da una raccolta inglese. E anche in questo caso la scheda non è firmata, ma non abbiamo dubbi, doveva essere una scheda di Luisa Vertova. E per tornare all'attività lavorativa e per raccontare questo momento cruciale tra anni 60 e anni 70, vorrei ricorrere a una bellissima lettera del 2003 che Luisa Vertova ha scritto a sua nipote, e riandando con la memoria a eventi di 30 anni prima, ha ripercorso, e cito, gli inizi drammatici e inverosimili di una casa d'aste britannica nella casa di Pinocchio. Ve ne leggo un estratto. A Roma, in Piazza di Spagna, abitava un anziano esperto di porcellane che si prestava a fungere da contatto fra i locali e la Christie's, ma la febbre acquisitiva degli anni 60 moltiplicò la sua attività e la Christie's gli concesse di assumere un assistente. I capi credettero in una ipotetica efficienza di Harry Bailey e decisero di introdurre la Christie's in Italia con una prestigiosa asta, affittando la Villa Miani di Via Trionfale a Roma. Harry era un ottimo public relation man, ma Londra affidò a me la selezione dei dipinti e dei disegni,
la redazione dei due cataloghi bilingui e la mansione di ufficio stampa. Intanto Harry non si era preoccupato del lato pratico dell'asta e quando il chairman venne a Roma e scoprì che il sedicente ufficio non aveva organizzato nulla, diventò paonazio e io temetti che gli venisse un infarto. A mali estremi, estremi rimedi. Furono trovate centinaia di targhette e un volontario. Io sapevo dove applicare le targhette col numero del lotto perché avevo schedato tutte le opere. Lavorammo fino a notte inoltrata e poi raggiungemmo Harry Bailey che intratteneva un gruppo di ospiti in un locale elegante di Piazza Navona. Solo dopo mi accorsi che l'uomo con cui avevo chiacchierato tutta la sera era Alberto Albasino. Quella nottataccia fu solo l'inizio. Gli antiquari dell'Urbe, decisi a impedire l'ingresso a Roma di una casa d'aste di prestigio, dopo le minacce anonime fecero scoppiare un incendio doloso nel parco di Villa Miani, che alla fine funzionò meglio di una campagna pubblicitaria, perché tutti i giornali ne parlarono. Questo accadde alla metà, metà ottobre 1970, ma prima di Natale l'ufficio di Via Margutta era già stato contattato da numerosi collezionisti. A febbraio 71 io già giravo come una trottola a ispezionare la merce offerta. La seconda asta si tenne a Villa d'Este sul lago di Como. Furono offerti all'asta quasi 150 dipinti e 300 disegni e inoltre furono inclusi un bozzetto di Bernini per la fontana di Piazza Navona e un Vincenzo Gento. La fotografia che abbiamo scelto come copertina è stata scattata alla fine di questo biennio 1970-1971, un biennio, abbiamo capito, frenetico, ma a giudicare da questo sorriso anche veramente pieno di soddisfazioni. E resta però, diciamo, in sottofondo, come basso continuo, questa sorta del problema del riconoscimento scientifico e che si traduceva nella rivendicazione di uno status diverso, uno status professionale diverso da chi lavorava da Christie's, ma diciamo nelle retrovie. In pratica Vertova si sentì sempre sottostimata dai responsabili della sede di Roma che ricorrevano al suo giudizio, al suo consiglio quotidianamente per stime e attribuzioni. Si potrebbero fare infiniti esempi, ma basti una lettera del 74 che si chiude così. Vorrei sapere quando la Christie's di Roma sarà disposta a trattarmi come una studiosa e non come una macchinetta sputa attribuzioni. In questi toni generalmente aspri non manca nemmeno l'ironia. A proposito dell'ennesimo dipinto sottoposto dall'ufficio di Roma, una lettera del 73 dice soltanto: restituisco foto, punto, somiglia a Velázquez come io potrei somigliare a Mussolini, punto. Ed effettivamente in questi anni Vertova risponde a un fuoco di fila di collezionisti che si presentano prima all'ufficio di Via Margutta e poi in piazza Navona, convinti di poter vendere il loro Leonardo, il loro Botticelli, il loro Michelangelo, il loro Raffaello e così via. Come vedete, alla metà degli anni 70 Christie's Roma si espande, si trasferisce a Palazzo Massimo Lancellotti e per darvi un'idea di quanto l'Italia fosse un mercato nuovo per Christie's e Sotheby's, vi mostro questo foglio dove Vertova, dopo giorni di intensa riflessione linguistica e peraltro d'accordo con Carmen Gronau di Sotheby's, stende per i suoi colleghi inglesi un possibile formulario destinato alla clientela italiana dove si spiega l'esatto significato di espressioni delicatissime che vengono aggiunte ai titoli delle opere. Vedete che quello che in inglese è solo un asterisco che va bene per tutti i tipi di attribuzione, nella versione italiana viene diversificato in attribuito in bottega di, cerchia di, scuola di, seguace di, copia da, e ognuna di queste espressioni è accuratamente accompagnata dal significato preciso di cosa questo vuol dire. E alla fine dello stesso foglio poi Vertova insiste siccome i cataloghi inglesi pubblicavano solo il nome dell'artista accompagnato dalla data di nascita e dalla data di morte,
Vertova insiste e dice dobbiamo mettere anche il luogo di nascita dell'artista, perché, e cito, gli italiani amano comprare opere di artisti che vengono dalla loro stessa città natale, punto. Sono serissima, punto. Vorrei poi fare, diciamo adesso, un velocissimo passo indietro, nel senso per allargare il quadro e per capire che quando Luisa Vertova viene assunta da Christie's il momento è particolarmente favorevole, perché c'era stata la spinta ad espandere diciamo, gli investimenti sulla pittura sulla base di alcuni segnali incoraggianti, primo fra tutti la prima tranche della vendita della collezione Cook, che adesso dopo la relazione di Karl Streck sappiamo che aveva visitato di persona, il dipinto, il ritratto di bambino di Rembrandt viene venduto nel 65 per una cifra record di 2 milioni di dollari, comprato dal Norton Simon Museum, che qualche anno dopo si aggiudica anche la fuga in Egitto di Jacopo Bassano, ovviamente per un ottavo del costo del Rembrandt. Vi mostro anche questa splendida fotografia che era tra le carte di Luisa ed è che mostra la famosa vendita della morte di Ateone dei conti di Harwood nel 1971, che Getty si aggiudica attraverso Julius Weitzner per 1.700.000 sterline, ma poi viene fatta una sottoscrizione pubblica, vengono trovati i soldi e l'opera resta alla National Gallery. E diciamo che è su questi grandi colpi che la Christie's cerca di fare leva anche con la clientela italiana. C'è questa lettera del 76 da cui si apprende che c'era stato un collezionista milanese che era molto diffidente con le donne, proprio per dirla, usare un eufemismo, che si era convinto a trattare con Christie's solo quando era intervenuto direttamente John Pope Hennessy, gli aveva parlato insieme a Everett Fay e gli avevano dovuto spiegare che Luisa Vertova era meglio di qualsiasi esperto di Sotheby's. E alla fine anche Vertova stessa convince questo riottoso collezionista mostrandogli il caso di questa crocifissione di Duccesca che era stata battuta all'asta proprio quell'anno per la cifra record di 1 milione di sterline e che oggi è al museo di Manchester. E l'aver maturato una connoisseurship così a vasto raggio ed essere tempestivamente aggiornata sulle aste londinesi dava ovviamente un grande vantaggio a Vertova nel fare scoperte e direi soprattutto in quello che è lo sport agonistico preferito dei conoscitori di pittura di questi anni, e cioè la ricomposizione dei politici. Vedete qui questo San Pietro di Meo da Siena che appare in un'asta Sotheby's del 65, Luisa Vertova lo pubblica nel 67 sul Burlington Magazine, lo Stato italiano lo compra immediatamente perché è la parte mancante del Polittico della Galleria Nazionale dell'Umbria e oggi lo possiamo ancora ammirare a Perugia. Ci sono anche, ovviamente queste sono delle segnalazioni, come dire, ma ci sono dei casi molto più impegnati. Direi che il più importante di tutti è questo articolo che esce in due puntate sul Burlington nel 69, dedicato alla ricomposizione di questo Polittico che Luisa Vertova attribuisce a questo pittore lombardo che si chiama Giovanni Ambrogio Bevilacqua. E il pannello centrale, quello di Gione, Vertova lo aveva già visto alla Mostra dell'Orangeria a Parigi nel 1956, quando Federico Zeri aveva segnalato a Michel Laclotte dove erano i due pannelli laterali del registro superiore. Vertova poi, invece, durante una visita a Watson Manor, cioè la residenza dei Rothschild, nel Buckinghamshire, riconosce i due pannelli laterali inferiori. E in realtà poi questa diventa, cioè al di là della ricomposizione, poi questo diventa uno studio molto più ampio della pittura lombarda tra 4 e 500, tra Vincenzo Foppa, il maestro della Pala Sforzesca, Zenale, Bergognone ed eccetera. E questo era solo un esempio, ma l'elenco dei politici ricomposti veramente potrebbe durare a lungo. Vi faccio solo vedere le
diciamo queste cuspidi con l'annunciazione del trittico di Matteo Giovannetti, ma si potrebbe continuare a lungo con Pacchiarotto, Andrea Di Niccolò e veramente tanti altri. Invece però per chiudere il tema delle ricomposizioni vorrei fare un salto al 1999, quando questa volta Vertova pubblica sul Burlington Magazine un pezzo inedito e che fa parte di un complesso veramente importante, veramente noto, e cioè il soffitto che Giorgio Vasari dipinge per Giovanni Corner a Venezia nel 1542. Molti pannelli erano già noti. Nel 1998 Florian Herb aveva pubblicato, aveva riconosciuto il pannello centrale. L'anno dopo Vertova pubblica sul Burlington un altro putto Reggi Cartella, che qui vedete anche in una fotografia di un servizio di giornale della collezionista, la baronessa di Pauli von Treuheim. E diciamo che è una scoperta importante non solo per l'aggiunta del pezzo in sé, ma perché fa piazza pulita di altre due coppie di putti che avevano confuso le acque di questa ricostruzione e che si trovavano e che Vertova conosceva di visu dalla collezione della cantante lirica Anna Moffo. Vi faccio vedere un ritaglio di giornale che Luisa Vertova ha accuratamente conservato tra le sue carte. C'è un fatto ancora più importante, e cioè che alla fine dell'articolo sul Burlington Vertova scrive: il pannello con il suicidio di Giuda, scoperto nel 1981 e subito acquistato per Casa Vasari ad Arezzo, è chiaramente prossimo alla fase veneziana di Vasari e proviene da un soffitto. Attende ancora uno studio che ne spieghi la destinazione originale. Va tenuto presente che il suicidio di Giuda era stato battuto all'asta nel 1980 proprio da Christie's a Roma. Quindi vuol dire che Vertova deve essere stata una delle prime in assoluto ad avvertire lo strettissimo legame tra questo pannello e il soffitto Corner. Qual era il problema? Che lo schema, così come era stato pensato fino a quel momento, non lasciava pensare che ci fosse spazio per questo pannello in questa ricostruzione, e quindi l'ipotesi si ferma qui. Ma l'intuizione evidentemente era giusta, perché nel 2016 è stato dimostrato che il suicidio di Giuda altro non è che la parte sinistra del pannello con la fede. Quindi lo schema era questo e non quello di prima. Vi parlo solo di un'impresa degli anni Ottanta, la più importante, e cioè la mostra dedicata a Carlo Ceresa a Bergamo nel 1983. È una mostra che è un caposaldo nella storia critica di questo pittore, un artista che sostanzialmente era stato riscoperto da Roberto Longhi con la mostra sui pittori dell'arte della Lombardia del 1953 da un articolo di Giovanni Testori pubblicato su Paragone nello stesso anno. Quindi immaginate quanto problematico potesse essere per una berensoniana avvicinarsi a questo argomento. La mostra apre a Palazzo Moroni, le cui sale non vengono suddivise da tramezzi, le 70 opere quasi vengono appese direttamente a parete. C'è un po' l'idea di ricreare una quadreria antica, ma ovviamente con i problemi di spazio e quindi di ordinamento cronologico che questa scelta comporta. L'interesse di Vertova per Ceresa, ormai lo abbiamo detto tante volte, è un po' autobiografico. I Vertova sono una famiglia bergamasca, e qui vedete un ritratto di un Vertova ritratto da Ceresa, e Vanessa vi ha letto in apertura quel ricordo di Berenson legato al ritratto di Giovan Battista Moroni. Io invece aggiungo solo una lettera del 79 in cui, riferendosi a se stessa, Vertova dice: ho l'esattezza fiorentina e la testardaggine bergamasca. E diciamo che questa mostra nasce come, la cosa interessante è che nasce come una sorta di anticipazione della monografia su Carlo Ceresa pubblicata nella collana dei pittori bergamaschi finanziata dalla Banca Popolare di Bergamo, una monografia che esce nell'84, e per i tomi precedenti Luisa Vertova aveva già scritto le monografie su Bernardino e Giulio Licino.
Licinio. L'incarico per il Ceresa le viene affidato da Pietro Zampetti nel 78, perché Mina Gregori, a cui era stato inizialmente affidato l'incarico, era ancora immersa nella redazione del capitolo su Giovan Battista Moroni e quindi non avrebbe avuto tempo di provvedere anche a Ceresa. C'è una bella lettera indirizzata a Federico Zeri nel 1983 sui restauri che vengono fatti per questa mostra, ma preferisco andare avanti e diciamo per dire che sia nel catalogo della mostra che nella monografia si riflettono anni di studio, ricerche d'archivio fatte in prima persona o con l'aiuto di studiosi locali e appunto c'è una conoscenza capillare della geografia e della storia economica e sociale della Bergamasca e quando si tratta di pubblicare il volume Vertova si batte come un leone perché l'editore vuole cancellare la parte storico-geografica e lei risponde: io non posso e non voglio distinguere fra storia politica e storia culturale perché sono tutt'uno. Ed è anche per questo che al di là della compilazione di un catalogo complicatissimo di centinaia di dipinti, il Ceresa dell'84 è proprio uno studio di storia sociale dell'arte, dove il basso continuo è quello di un paradosso che a volte viene esaltato, a volte viene minimizzato, ma comunque irrisolto, e cioè quello di un pittore che vive tutta la sua vita tra le valli, la città e le parrocchie più sperdute della Bergamasca, eppure riesce a trovare formule ritrattistiche e non solo di un'efficacia spiazzante, come se si trattasse di uno Zurbaran o di un Velázquez nato in Valmembana. Ci sono altre imprese degli anni 90 e 2000 a cui ora posso solo accennare: l'edizione del Caravaggism in Europe di Benedict Nicholson, uscito per Allemandi nel 90. Si potrebbero citare anche tanti studi a carattere iconografico pubblicati sul Giornale del Warburg e sulle Mitteilung del Kunsthistorisches Institut di Firenze tra anni 90 e primi anni 2000, ma per avviarmi alla conclusione vorrei invece sfruttare una delle tante lettere che ho trovato nel faldone sulla monografia dedicata a Ceresa. È una lettera a Pietro Zampetti dell'83 che aiuta un po' a chiudere il cerchio e che ci riporta agli anni dei Tatti. Scrive Vertova: quando aiutavo Berenson a preparare l'edizione italiana del suo lotto, ero appena uscita dall'università e credevo che il compito dello storico dell'arte fosse quello di incasellare i dipinti in scuole, correnti, influenze, e di emettere giudizi secondo criteri estetici, formali, di pura visibilità. Perciò raccomandavo a Bernard Berenson di eliminare le descrizioni dei quadri, inutili, dispersive, tanto la nuova edizione sarebbe stata tutta illustrata da tante belle fotografie. E Bernard Berenson mi rispondeva che il lettore avrebbe visto le illustrazioni, ma non le avrebbe guardate, e che le sue descrizioni dovevano appunto aiutare il lettore a guardarle. Ma io ero testarda, lenta a convincermi. E per lasciarvi, vi leggo un passo a proposito del martirio di Santa Lucia di Veronese, tratto da quella recensione del 1960 a cui ho accennato all'inizio, e ve lo leggo ora in chiusura, non solo perché è un passo che parla della vecchiaia e del tempo che passa, ma soprattutto perché ci dimostra che la giovane Luisa Vertova, almeno su questo, aveva messo da parte il suo orgoglio e aveva dato retta a Bernard Berenson a proposito del potere che le parole hanno nel guidare il nostro sguardo sulle opere d'arte. Traduco dall'inglese. Verso la fine della sua carriera, Veronese, questo poeta del sole di mezzogiorno, trovò la sua via per diventare un maestro della luce della sera. Tre strisce di bruno a sinistra, in diverse gradazioni, sono sufficienti al nostro esperto pittore di scena per darci l'illusione che questo scorcio di città stia sparendo non solo nello spazio, ma anche nel tempo. Questa piazza nello sfondo che uomini e animali stanno lasciando è come un passato sfocato, dove il bagliore della luce che si spegne mette in salvo solo alcuni tocchi scintillanti color madreperla. Strano pittore, Paolo Veronese, meravigliosamente pagano,
eppure capace di darci, alla fine della sua vita, delle immagini di commovente spiritualità. E così, senza accorgercene, ci troviamo immersi nella dolce melancolia di quelle sere che arrivano alla fine dell'estate. Grazie.